favorire il dialogo e il confronto su ricerca e innovazione nel campo della salute, lo studio dei modelli di assistenza sanitaria, lo sviluppo e l'uso delle nuove tecnologie applicate alla salute. Questi sono gli obiettivi principali del protocollo d'intesa firmato dall'Ambasciata del Belgio in Italia e Galapagos, azienda biotech belga impegnata nello sviluppo di farmaci innovativi, presentato durante l'evento Biotech Bridge, Tracing New Roots for Human Health, che si è svolta alla residenza dell'ambasciatore del Belgio a Roma, perché le biotecnologie in ambito medico e farmaceutico sono una delle chiavi per lo sviluppo economico dell'Europa. Bisogna partire dalla constatazione che la ricerca biotecnologica, in particolare applicata alla farmaceutica, è una delle frontiere davvero più rilevanti della ricerca e dell'innovazione in generale. Lo abbiamo visto, insomma, una dimostrazione evidente durante la pandemia, e insomma il modo in cui siamo usciti dalla pandemia deve molto, insomma, a questo tipo di ricerca. L'ambasciatore del Belgio in Italia, Pierre Emmanuel De Bou, ha ribadito l'importanza di contribuire alla valorizzazione delle competenze e delle eccellenze italiane nel settore salute, perché Belgio e Italia sono due modelli complementari di sviluppo di impresa biofarma e insieme vantano oltre 500 imprese dedicate e 10.000 addetti alla ricerca e sviluppo in un settore in crescita. I prodotti biotecnologici acquisiranno la quota di maggioranza nei primi 100 farmaci per vendite entro il 2026. Sono terapie avanzate, in particolare le cosiddette CAR-T, che sono nuove terapie, insomma, geniche sostanzialmente, che sono in grado, insomma, di innovare in maniera radicale, insomma, i prodotti farmaceutici, con dei risultati particolarmente positivi sulla remissione, diciamo, delle patologie principali in alcuni ambiti in particolare, insomma, pensiamo a quello oncologico, insomma, è uno dei, evidentemente, gli ambiti più rilevanti da tenere, diciamo, sotto controllo, e sul quale, appunto, le terapie innovative possono davvero, insomma, fare la differenza rispetto a milioni di vite. Al riconoscimento dell'eccellenza italiana nella ricerca scientifica, la giuria del progetto Bioneers ha assegnato 3 menzioni d'onore a Maria Rescigno, Franco Locatelli e Giuseppe Ippolito. Oggi siamo all'ambasciata del Belgio qui a Roma per discutere dell'eccellenza che il Belgio ha dimostrato nel portare la grande innovazione accademica poi nella realtà imprenditoriale, alla fine nel sviluppo di farmaci e terapie che arrivino poi a migliaia, milioni di pazienti, e da queste esperienze vogliamo imparare e portare, appunto, una riflessione anche al sistema dell'Italia, in cui chiaramente ci sono eccellenze accademiche scientifiche riconosciute in tutto il mondo, in particolare poi nelle terapie cellulari, nelle terapie geniche, veramente un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale.